però non potevo mancare, non potevo mancare perché il nostro rapporto nasce quando si può dire avevi ancora i calzoni corti e andavi alla ragioneria. Assieme a quel gruppo di ragazzi che già allora all'interno della scuola avvertiva la necessità di porre un'identità cristiana chiara, netta, di impegno sociale all'interno dei luoghi di lavoro. E quell'esperienza e quell'amicizia, anche se maturata con modalità, con strade diverse, è tagliata. Devo dire ancora che nel 1999, quando sono stato candidato sindaco, unico come in questo momento lo è Savioli, contro Volpe, tu sei stato colui a capire la funzione poi anche di consigliere e di opposizione. E lì ho potuto anche apprezzare le tue qualità di saggezza, l'equilibrio, ma anche la decisione a seguire e a individuare ciò che era meglio per quanto riguardava il benessere dei cittadini benizzesi, per quel poco che in quel momento il sindaco Volpe riusciva a concedere all'opposizione. Abbiamo iniziato quel lavoro di sgranamento di quella maggioranza allora così compatta di yes men che alzavano la mano, che poi negli anni seguenti man mano questi acini cadevano e quindi ha dovuto sempre ritrovare i rincalzi. Ed è con piacere che ti presento questa sera come candidato alla provincia, perché io credo che le due grandi opportunità che questo territorio ha sono l'interporto e l'aeroporto. E proprio questi due grandi opportunità purtroppo non può la politica per gestirli. Un aeroporto deve essere gestito da una realtà che al centro innanzitutto il mondo imprenditoriale di Salerno, della costa cilentana, della costa amalfitana, non il politico, non il comune di Bellizzi. Perché? Perché se vuole decollare, purtroppo per decollare bisogna creare degli interessi, bisogna creare delle opportunità, e le opportunità purtroppo bisogna lavorare per poterle condividere. Allora io credo che questa dell'aeroporto è una battaglia importante, in cui la provincia, che è uno dei membri soci dell'amministrazione, debba fare questo tipo di battaglia, valorizzare il territorio del nostro territorio come opportunità di sviluppo e quindi anche di lavoro. È importante questo perché tu vieni da un mondo anche come professionale che ti ha visto sempre in primo piano anche a contatto con gli imprenditori e quindi sai la necessità di investimento anche come dire dati per favorire questa piccola media impresa o la grande impresa anche turistica come potenzialità che il nostro territorio ha, e quindi è necessario che la tua competenza anche maturata in anni professionali possa essere messa a disposizione non per gestire ma per promuovere, perché questa è la funzione della politica in un'opera come questa. Allora io credo che le tue competenze, la tua storia ancorata a esperienze e a valori di solidarietà legati alla promozione del bene della famiglia, legati di un'attività strana che si chiama lavorità del lavoro, un lavoro che produca, ma un lavoro soprattutto che dia dignità a chi lo fa. Perché chi non ha lavoro non è solo il soldo che non entra, ma è anche, come dire, l'uccisione di un desiderio che c'è in ogni uomo, che è quello di poter esprimersi, di potersi realizzare attraverso tanto pezzetti e briciole volta per volta. Un'opportunità come questa che il nostro territorio in questi anni può avere, la vogliamo affidare a te, perché te ne faccio carico. E questa cosa lo dico perché credo che tra i tanti candidati, anche nella lista per Cirielli, tutti degnissimi, a cominciare dal
da Giorgio, da Di Giorgio che ho visto poco fa qui, però credo che i bellizzesi debbano dare, lo dico affettivamente ma anche politicamente, debbano dare una mano a Carmine. Non voglio creare problemi, tutto concorre al fine, però credo che abbiamo il dovere di riconoscere chi in questi tanti anni ha dato un contributo, si è formato tra le nostre strade, nei nostri cantieri di lavoro, diciamo. Si è in grado anche di poter portare questa esperienza nella sede istituzionale che può anche decidere un po' il futuro della nostra città. Allora questo io credo debba avvenire in concomitanza anche con un cambiamento importante della nostra amministrazione. Quindi le amministrative non sono un'altra cosa. L'amministrativo ci dice che questo cambiamento è possibile quando forza